Ho pensato di creare una bacheca condivisa utilizzando uno strumento molto flessibile in Google Drive che è Disegni di Google, ossia Google Drawings. Da una nuova scheda di Google vado in Google App e scelgo Google Drive. Oppure posso anche procedere da qui, app Google, e andare sempre in Google Drive. Una volta che sono entrata nel mio Google Drive, apro la mia cartella dove voglio inserire poi il nuovo documento e vado in nuovo. Altro, disegni di Google. Metterò un titolo al documento subito e il titolo sarà animatori digitali. Metto uno sfondo ora al documento cliccando col destro del mouse, sfondo, scelgo uno sfondo tema, poi voglio inserire un'immagine, inserisci immagine, ho la possibilità di scegliere un'immagine da caricare o di trascinare qui l'immagine. Poi ho di scattare una foto oppure un'immagine tramite URL, tramite i miei album da Google Drive o da cerca. Prendo un'immagine da Google Drive, questa, e seleziono. Mi posiziono l'immagine che andrò a rimettere a posto. Poi metto un titolo, vado in testo, casella di testo, metto il titolo, potrei mettere animatore digitale, lo posiziono al centro, posso poi metterlo in grassetto, cambiare il colore, le dimensioni. Posso scrivere dell'altro testo, ad esempio qui, potrei scrivere l'animatore digitale come figura dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico della scuola. Ok. Potrei anche aggiungere un commento, inserisci commento. Come vedete? E nel commento potrei scrivere potete aggiungere informazioni perché questa è una bacheca di che vuole essere di collaborazione. Clicco su commento e vedete che il commento è aggiunto.
Ora il problema sarà quello di condividere questa applicazione e quindi vado in condividi, vado in avanzate, qui vado in modifica, privato di default mi dà privato, solo tu puoi accedere, vado in modifica. Clicco su attivo chiunque abbia il link, chiunque abbia il link può accedere, non è richiesta l'autenticazione, può visualizzare, io voglio invece che possa modificare il file, può modificare, salva, mi dà il link che io manderò. Farò avere a quelli con cui voglio collaborare. Quindi copio il link. Fine. Ora voglio che questa immagine compaia nel mio sito. E quindi andrò sempre in file e dirò, cliccherò su pubblica sul web. Voglio incorporare l'immagine nel mio sito, quindi vado in incorpora, scelgo le dimensioni. Questa è una dimensione grande, quindi scelgo una dimensione piccola, tanto una prova, e clicco su pubblica. E come vedete mi dà un codice embed che andrò a incollare nel mio sito di riferimento. Copio questo codice, copia, vado nel nostro corso Anitel, faccio aggiungere un'etichetta. Così vedete come si fanno inserire i contenuti in Moodle. Aggiungi. Adesso sta caricando l'editor e metterò un titolo, va bene. Bacchetta. Dopo lo rimetto a posto. Ok. Poi vado, mi posiziono nell'HTML, incollo il codice che ho copiato, che è un'immagine, mi riporta l'immagine e faccio aggiorna. Ok, poi va bene, le impostazioni comuni lo rendiamo visibile, visualizza, salva e torna al corso. Ok. E vedete che mi ha embeddato l'immagine. Ora, ogni volta che qualcuno modificherà questa bacheca dal link di condivisione, le modifiche saranno visibili anche qui dentro l'applicazione. Esempio, sono ritornata all'applicazione condivisa, posso aggiungere qualche cosa, ad esempio potrei aggiungere collabora, a questa bacheca. Ora che ho aggiunto questo, posso andare nel mio corso Anitel, fare naturalmente una ricarica e vedete che la mia immagine è stata modificata in base poi alle aggiunte che sono state fatte nella lavagna.